Anche il Museo Astronomico dell'Osservatorio di Brera a Milano partecipa alla Design Week 2024 con l'installazione artistica I Want the Moon di Luca Ballestra, che così ci ha raccontato il suo progetto. Sono Luca Ballestra. Io sono Eleonora Rovatti, in arte Born Night. Esatto, e abbiamo creato questa installazione lunare di nome I Want the Moon, che riporta la Luna in Terra. Il concept è proprio quello di ammirare la Luna in un contesto così particolare come il Museo Astronomico di Brera. Esatto, come se fosse catturata appunto da uno dei telescopi di cui il museo è custode. Esatto. E quindi abbiamo pensato appunto di portare la Luna in Terra, eh sì. E di racchiuderla all'interno di questi fasci di luce. La passione per la Luna cresce insieme a me giorno dopo giorno. La prima motivazione è stata la mia grande passione per la storia, e tant'è che la mia prima Luna si intitola 11 come l'Apollo 11, e da lì poi ho iniziato a studiarla e me ne sono innamorato finché non creo nient'altro che la Luna, arrivando proprio a questo punto, creando la Luna e basta, nient'altro che la Luna. Cerco di realizzarle il più realistico possibile, quindi molti dei crateri che vedete, al di là dei mari, che sono i mari principali, anche i crateri che vedete, i principali, sono nelle posizioni esatte di come è creata la Luna. Quindi questa è proprio la rappresentazione lunare per eccellenza. Non di sola Luna, però, vivono i visitatori del Museo Astronomico, che infatti possono osservare anche le illustrazioni passato, Marte, futuro, realizzate da Alice Sironi. Ciao a tutti, io sono Alice Sironi, in arte Gorfish Illustrations, e ho partecipato a questa collaborazione con l'Osservatorio di Brera, che hanno 3 illustrazioni ad hoc per la Design Week di Milano. Allora, questa rappresenta il magnetometro su Marte con un astronauta che utilizza questo strumento, e diciamo che è una provocazione perché su Marte il campo magnetico è molto basso, quasi inesistente, e quindi è proprio in contrasto con il significato dello strumento rappresentato. Allora, in queste illustrazioni invece abbiamo i 2 gemelli, che sono i 2 telescopi utilizzati da Schiaparelli per l'osservazione stellare, e qui abbiamo Marte disegnato proprio di rosso bello visibile, che è un po' il punto in comune per tutte le illustrazioni. In questo caso è nel cielo, invece nell'illustrazione precedente è proprio uno dei protagonisti. Questa illustrazione finale, che in realtà si trova all'ingresso del museo, abbiamo come protagonista la Luna e l'orto botanico, mentre sotto la Luna abbiamo il puntino rosso, che ovviamente sarebbe Marte, che è molto simile all'illustrazione precedente.